Qui Radio Maria, trasmettiamo Catechismo della Chiesa Cattolica, a cura di Padre Livio. Prendiamo in mano il Catechismo della Chiesa Cattolica. Siamo arrivati, cari amici, al numero 449. Stiamo completando, cari amici, il significato del nome Signore attribuito a Gesù Cristo, Figlio unigenito di Dio. Abbiamo visto, cari amici, che la comunità cristiana ha manifestato la sua fede nella divinità di Cristo, chiamandolo appunto nella divinità di Gesù, chiamandolo Cristo, cioè l'unto del Signore, e chiamandolo Figlio unigenito di Dio, e soprattutto chiamandolo Signore. Perché, cari amici, la comunità cristiana dei primi tempi, naturalmente dei contemporanei di Gesù, ha usato questo termine Signore per esprimere la sua fede in Gesù, Figlio di Dio, nel senso della filiazione trascendente, eterna? Il motivo è molto semplice, perché la comunità cristiana, che era formata da ebrei, e quindi gli ebrei, che poi sono passati dal cristianesimo, chiamavano Signore Yahweh. Ecco, non potendo pronunciare il nome di Yahweh, che significa colui che è, lo hanno chiamato Signore. Quindi gli ebrei chiamavano Dio col nome di Signore, perché Yahweh era un nome impronunciabile, non si poteva pronunciare il nome proprio di Dio. Allora usavano il termine Signore. E la comunità cristiana, per indicare che Gesù è di natura divina, è della stessa sostanza del Padre, e che la sua filiazione è eterna, chiamavano Gesù col medesimo titolo con cui chiamavano Dio, cioè col titolo di Signore, che nel Nuovo Testamento, scritto in lingua greca, si dice Kyrios, che vuol dire Signore. Kyrie vuol dire o Signore. Ebbene, cari amici, abbiamo visto comunque che già durante la sua vita terrena Gesù amava chiamare se stesso con questo titolo, e anche gli apostoli lo chiamavano con questo titolo. Ne abbiamo un segno nell'ultima cena, dove Gesù dice: voi che mi chiamate maestro e signore. Ecco, vuol dire che gli apostoli chiamavano Gesù Signore già nel tempo della sua vita. D'altra parte, anche gli apostoli sulla barca, oppure i malati, gli lebbrosi, si rivolgevano a Gesù dicendo: Signore, salvaci, Signore, abbi pietà di me. Bene, cari amici. E soprattutto però, dopo la resurrezione di Cristo, quando si manifesta la sua gloria, e quindi la sua natura divina, attraverso l'umanità divinizzata, che la comunità cristiana esprime questa fede chiamandolo Signore, ed è una fede, dice Paolo, che è resa possibile dallo Spirito Santo, cioè l'invocazione di Gesù come Signore, quindi la professione di fede, in pratica nella filiazione eterna di Gesù, questa professione di fede è resa possibile dallo Spirito Santo in noi. Nessuno, dice Paolo, può dire che Gesù è il Signore, no? Che è Dio, se non dello Spirito Santo. Cosa vuol dire questa espressione paolina? Vuol dire, cari amici, che per riconoscere che Gesù è Dio, è Signore, ci vuole il dono della fede, ci vuole il dono dello Spirito. Mentre per riconoscere che Dio esiste non è necessario
in sé per sé il dono dello spirito, perché il riconoscimento dell'esistenza di Dio può avvenire soltanto con la luce naturale della ragione, per cui una persona che sa usare la sua ragione può arrivare a dire che Dio esiste. Una persona che usa rettamente la sua ragione può arrivare a dire che l'anima dell'uomo è immortale. Una persona che usa rettamente la sua ragione può arrivare a stabilire la legge morale naturale, cioè può stabilire che, non so, non bisogna uccidere, non bisogna rubare, non bisogna commettere adulterio, eccetera. Basta la ragione per questo, perché tutto questo è già iscritto, già scritto da Dio nella coscienza di ogni uomo. Quindi, cari amici, tutto questo è evidenziato dal fatto che i pagani, pensiamo ai pagani che ci hanno preceduto, la nostra cultura occidentale non è soltanto di origine cristiana, ha anche antecedenti molto importanti nella filosofia greca e anche nell'umanesimo romano. I pagani contemporanei di Gesù, non solo gli ebrei, ma anche i pagani contemporanei di Gesù, sia pure in mezzo a tanti errori, però riconoscevano che Dio esiste, che l'anima è immortale e che esiste la legge morale naturale. Tant'è vero, cari amici, che voi prendete le opere greche del IV, V secolo avanti Cristo, voi vedete che in queste opere si dimostra tranquillamente l'esistenza di Dio, in queste opere si parla dell'immortalità dell'anima, anzi proprio nella filosofia greca ci sono le pagine più elevate sulla immortalità dell'anima, e d'altra parte filosofi come Aristotele nel IV secolo avanti Cristo ha scritto un'etica che in qualche modo presenta l'etica Nicoma, o presenta tutti i principi fondamentali della legge morale naturale. Quindi, cari amici, con l'uso della ragione, naturalmente esercitato in un modo retto, porta a dimostrare che Dio esiste, che l'anima è mortale e che esiste una legge morale naturale alla quale gli uomini sono vincolati. Ecco perché l'affermazione l'ateismo è una forma di cretinismo non è un'affermazione, diciamo così, non è uno slogan, a parte il fatto che è un'affermazione biblica, perché la Bibbia dice: lo stolto disse in cuor suo, Dio non esiste. Ecco, lì si usa la parola stolto, noi in linguaggio corrente potremmo dire il cretino disse in cuor suo, Dio non esiste. Allora, ma questa non è soltanto un'affermazione biblica, è anche una constatazione razionale. Cioè, la ragione rettamente usata porta a dire che Dio esiste, che l'anima è immortale, che esiste una legge morale naturale vincolante per tutti. Negare questo significa non usare la ragione, significa sragionare. Mentre diverso, cari amici, è il discorso sul riconoscimento della figliolanza divina di Gesù. Qui veramente ci vuole la fede. Mentre per dire che Dio esiste, che Dio è uno, che Dio è onnipotente, che Dio è onnisciente, che l'uomo ha un'anima spirituale, che esiste una legge morale naturale valida per tutti gli uomini, obbligante per tutti gli uomini, mentre per dire questo basta la ragione, tant'è vero che questo lo dicono i filosofi greci, lo dicono gli indù, lo dicono i buddisti, lo dicono le religioni africane, per riconoscere invece che Gesù è Dio fatto uomo, attenzione, ci vuole la luce speciale dello Spirito Santo. Ci vuole il dono della fede per dire che Gesù è il Signore, cioè è Dio. Ci vuole la fede. Quindi, mentre io, diciamo così, posso anche essere severo nei confronti di un ateo che nega l'esistenza di Dio, posso essere severo sul suo modo di utilizzare la ragione, cioè gli posso sempre dire: tu non ragioni bene, tu non sai utilizzare il principio di causalità, perché se c'è un mondo ordinato, intelligente, bello, vuol dire che esiste qualcuno che l'ha fatto. È una questione di ragionare, no? Mentre quindi un ateo io lo posso redarguire in qualche modo, o comunque invitare ad usare bene la sua ragione, mentre un ateo che mi dice che l'uomo è ciò che mangia, pensiamo a Feuerbach, il fondatore del marxismo, il padre della cultura marxista e materialista che non è affatto morta, Feuerbach diceva: l'uomo è ciò che mangia. No, e io evidentemente a chi
si fa portavoce di questa cultura, dico, mi dispiace, l'uomo non è ciò che mangia. Perché se l'uomo fosse ciò che mangia, chi mangia bene sarebbe buono e chi mangia male sarebbe cattivo. Chi mangia cibi buoni sarebbe buono, chi mangia cibi cattivi sarebbe cattivo, capito? Invece noi abbiamo delle persone che mangiano poco, che sono buone, che sono intelligenti. Vuol dire che l'uomo non è ciò che mangia. Nell'uomo c'è un principio diverso, che è il principio spirituale, in base al quale l'uomo ragiona, in base al quale l'uomo è libero, in base al quale l'uomo decide. Quindi, quando uno mi dice l'uomo è ciò che mangia, io dico, figliolo, ragiona, usa la ragione, non ragionare con i piedi, non ragionare con lo stomaco, ragiona col cervello, visto che Dio te l'ha dato, usalo, ragiona, capito? Io per dire, per dimostrare a una persona che l'anima esiste, gli dico, figliolo, ragiona, ma non vedi che tu pensi, non vedi che tu decidi, non vedi che gli animali non pensano, non vedi che gli animali non decidono. Allora, per dimostrare l'immortalità dell'anima, devo semplicemente far ragionare una persona. Ma quando io di fronte a me una persona che mi dice sì, Gesù è buono, Gesù è un grande personaggio, Gesù certamente uno degli uomini più buoni, più sapienti, più santi che sono esistiti al mondo, ma io non credo che sono Dio. Beh, di fronte a questa persona io cosa posso fare? Posso semplicemente dire, portare delle argomentazioni apologetiche, come fa per esempio Messori nel suo capolavoro, l'ipotesi su Gesù, no? E noi potremmo argomentare e dire a questa persona, guarda figliolo, che scusa, Gesù era, tu dici che Gesù era buono, Gesù era sapiente, Gesù era intelligente, beh allora figliolo, allora perché non credi alla sua parola? E lui dice di essere Dio. Allora, scusa, allora dovresti ammettere che lui è un megalomane, un esaltato. Posso anche portare altri argomenti, per esempio di fronte a quelli che negano che Gesù sia risorto. Io dico, figliolo, allora tu come spieghi questo cambiamento degli apostoli? Come lo spieghi? Che prima erano fifoni, scappavano da tutte le parti, si sono battuti alla fuga quando hanno preso Gesù, l'hanno tradito, hanno pensato a salvarsi la pelle, improvvisamente dopo 2 o 3 giorni cambiano radicalmente, predicano nelle piazze, si fanno imprigionare, danno la loro vita. Come lo spieghi questo cambiamento degli apostoli? Come lo spieghi? L'unica spiegazione possibile è che hanno visto il Signore risorto. Io quindi posso portare certamente di fronte a una persona che mi nega che Gesù è Dio, che dice io non posso credere che Gesù è Dio, io a questa persona posso certamente portare delle argomentazioni, ma alla fin fine il suo atto di fede è frutto della grazia. Ecco cosa vuol dire Paolo quando dice non si può dire Gesù è il Signore, è Dio, se non nello Spirito Santo. Ci vuole il dono della fede. Quindi sia ben chiaro, io non me la prendo con chi nega che Gesù è Dio, non me la prendo con loro, perché so benissimo che ci vuole il dono della fede. Posso certamente rendere ragione a loro della mia fede, spiegare perché io credo che Gesù è Dio, ma mi rendo conto che il loro atto di fede è legato a un dono di grazia. Certamente ci vuole anche da parte loro l'accettazione della grazia, ma senza la grazia non potranno mai dire che Gesù è Dio. Mentre per dire che Dio esiste non c'è bisogno della grazia, basta utilizzare il cervellino che Dio ci ha dato. Per dire che l'uomo è un'anima immortale basta usare il cervellino che Dio ci ha dato. Per dire che esiste una legge morale naturale, che poi è quella dei 10 comandamenti, basta usare il cervellino che Dio ci ha dato. Tant'è vero che i pagani, o i buddisti, o gli induisti, o le religioni africane, o quelle dell'America del tempo degli Incas e degli Aztechi, là dove gli uomini usavano il cervellino che Dio ha dato loro, riconoscono tranquillamente che Dio esiste, che l'anima è immortale, e riconoscono che esistono i 10 comandamenti. Con qualche errore, con degli errori, però tutti sono d'accordo che non bisogna uccidere, che non bisogna rubare, che non bisogna dire falsa testimonianza, che non bisogna commettere adulterio, che bisogna onorare il padre e la madre, e che bisogna santificare la festa, ognuno nel suo rito. Tutti sono d'accordo su questo punto. Perché? Perché usano il cervellino che Dio ha dato loro.
Allora, ecco allora la conclusione. L'ateismo è sicuramente una forma di oscuramento della ragione. È una perdita della ragione. L'ateo è una persona che non sa usare la sua ragione. Mentre se uno invece mi dice io credo in Dio, credo nell'immortalità dell'anima, non credo che Gesù è Dio, io qui non posso più attaccarlo. Posso solo pregare. Non posso più... Sì, certamente potrò offrire a lui degli argomenti apologetici che sono sempre utili, che spingono la ragione verso la fede, ma alla fin fine l'atto di fede è un dono di grazia. Ecco quindi, cari amici, l'importanza dell'affermazione di Paolo, secondo la quale nessuno può dire che Gesù è il Signore se non nello Spirito Santo. Ecco quindi, cari amici, dire Gesù è il Signore o chiamare Gesù Signore è una professione di fede, non è una conclusione di ragione, è una professione di fede ed è una delle professioni di fede più antiche della Chiesa. Mediante questa professione di fede i cristiani riconoscevano a Gesù la medesima dignità del Padre, riconoscevano a Gesù l'onore, la potenza e la gloria dovute soltanto a Dio Padre, perché appunto Gesù è di natura divina. Ecco, questo è il senso del numero 449 del Catechismo della Chiesa Cattolica, che suona così: attribuendo a Gesù il titolo divino di Signore, le prime confessioni di fede della Chiesa affermano fin dall'inizio che la potenza, l'onore e la gloria dovuti a Dio Padre convengono anche a Gesù, perché egli è di natura divina, e che il Padre ha manifestato questa signoria di Gesù risuscitandolo dai morti ed esaltandolo nella sua gloria. Bene, andremo ancora avanti su questa tematica, cari amici, perché è molto importante oggi riconoscere questa signoria di Cristo, non soltanto in astratto, non soltanto nel senso che lui è il figlio di Dio, ma nel senso più profondo della parola, e cioè che il Padre gli ha dato in mano l'umanità, che il Padre ha dato in mano a Gesù come Signore la storia, e che a Gesù come Signore il Padre ha messo nelle sue mani anche la nostra vita personale. Siamo arrivati, cari amici, al numero 450 e stiamo spiegando il valore di questa professione di fede della prima comunità cristiana, che chiamava Gesù Signore. Valore grandissimo, perché Signore era il nome di Yahweh, e Yahweh veniva chiamato non Yahweh perché il nome era impronunciabile, ma veniva chiamato Signore. E allora i primi cristiani chiamavano Signore naturalmente il Padre, al quale attribuivano la potenza, l'onore e la gloria che sono dovuti a Dio, ma chiamavano Signore anche il Figlio, al quale appunto attribuivano la medesima potenza, onore e gloria che al Padre. E poi sapete che il concilio di Costantinopoli ha chiamato Signore, ha attribuito la parola Signore anche allo Spirito Santo. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, cioè la professione della divinità, non solo del Padre, che è scontata,
ma anche del Figlio e dello Spirito Santo. Le tre persone divine sono un unico Signore. E abbiamo visto, cari amici, come la parola Signore indica appunto la signoria di Dio sul mondo, sull'universo, che nel nostro caso è la signoria di Cristo. Quindi chiamando Gesù Signore si indica la signoria di Cristo sull'universo, la signoria di Cristo sulla storia umana, la signoria di Cristo nella nostra vita. Io, cari amici, vorrei a questo punto fare una così riportare il discorso anche sul piano nostro esistenziale. E cioè vorrei che questa mattina cercassimo di comprendere come veramente Gesù è Signore, nel senso che esercita veramente una signoria nella nostra vita. Cioè la vita cristiana è sotto la signoria di Gesù. La vita cristiana fa l'esperienza della signoria di Gesù. La vita cristiana, il cristiano fa l'esperienza della potenza di Gesù. La vita cristiana fa l'esperienza di come Gesù veramente è il Signore che salva, il Signore che libera, il Signore che dà la vita. Ebbene, cari amici, quando lo vediamo noi questo? Ecco, noi vediamo come si avvera l'espressione di fede del Nuovo Testamento. Gesù è il Signore. Noi lo vediamo nella nostra vita, cari amici. Noi vediamo nella nostra vita come la fede in Gesù è veramente l'esperienza della signoria. Noi, cioè nella nostra vita concreta, cari amici, facciamo l'esperienza che Gesù è il Signore. Ma come questo? Beh, questa esperienza che Gesù è il Signore, cari amici, noi la facciamo soprattutto nella liberazione dal peccato, nella liberazione dalle conseguenze del peccato. La vita umana, cari amici, è veramente una vita da perduta. Gli uomini, non facciamoci illusione, gli uomini sono degli esseri perduti. Gli uomini sono degli esseri che senza Dio non sanno perché vivono, non sanno chi sono, non sanno dove vengono, non sanno dove vanno, sono infelici su questa terra, sono soggetti a malattia, vecchiaia, morte, prove, tentazioni, la loro vita è appesa a un filo, fanno l'esperienza del male, fanno l'esperienza del peccato, fanno l'esperienza del maligno, della forza del male che è nelle loro membra, che è nel loro cuore, li attenaglia, li imprigiona, li incatena, li asservisce, li distrugge. Ci sono dei grandissimi autori, sia cristiani sia non cristiani. Non so, per esempio un Dostoevsky per i cristiani, per dirne uno, oppure un Jean-Paul Sartre, un Camus, fra i non cristiani, che non esitano a dire che la vita umana è una vita dannata, i dannati. La vita umana è una dannazione se non c'è Dio. Senza Dio la vita umana è una dannazione. È inutile consolarsi con le cretinate. L'altro ieri è morto un grande uomo politico, lo ricordo al Signore, sempre un'anima. Naturalmente non ho visto tracce di religione, nessun reportage dei giornali, ma non so se siano dimenticanze o meno, però la cosa che mi ha colpito è il titolo che dava proprio il giornale Avvenire, riportando naturalmente affermazioni prese proprio dalla persona che è morta, no? Cioè il capitalismo mi ha dato tanto, avete capito bene? Il capitalismo mi ha dato tanto. Sì, dico, ti ha dato tanto, ma dove sei finito, dove sei andato? Cosa avrai risposto a Dio? Che il capitalismo ti ha dato tanto. Ora io non voglio giudicare, no? Ma cerchiamo di togliere le foglie di fico, che è la cosa più seria che si possa fare a questo mondo. Noi cristiani dobbiamo togliere le foglie di fico che il mondo costruisce sulla sua disperazione. Cioè il mondo oggi costruisce, copre con foglie di fico l'aspetto dannato della vita umana.
l'aspetto disperato della vita umana. La vita umana è veramente una dannazione. Questo perché? Perché noi uomini ci siamo ribellati a Dio e ci siamo dati da fare per costruire l'inferno su questa terra. Sia ben chiaro che non è che Dio ha creato il mondo così. Noi uomini siamo ribellati a Dio, abbiamo sprangato le porte del cielo, abbiamo detto al cielo pensa ai fatti suoi che qui sulla terra comandiamo noi, e ci siamo dati da fare per costruire sulla terra la civiltà della dannazione, cioè Babilonia. Noi ci diamo da fare per costruire su questa terra Babilonia. Noi costruiamo la civiltà di Babilonia, la grande prostituta, no? Ebbene, cari amici, chi di noi nel suo piccolo non ha fatto l'esperienza della dannazione? Forse tanti. E non perché la vita ha la sofferenza, la malattia, le prove, perché tutto questo, se vissuto nella luce di Dio, non toglie la pace. Quanti passano attraverso le prove più tremende, attraverso le prove della vita, eppure conservano la pace. Ma noi abbiamo fatto l'esperienza della dannazione, cari amici, la dannazione anticipata, no? La dannazione eterna anticipata, tutte le volte che ci siamo lasciati travolgere dal male, tutte le volte che siamo passati dall'altra parte. Quale parte? La parte delle tenebre, del maligno. Tutte le volte che ci siamo lasciati afferrare dalle fauci del serpente. Cari amici, come stavamo quando abbiamo fatto il male? Come stavamo quando abbiamo disubbidito i comandamenti di Dio? Come stavamo lontani da Dio? Stavamo bene? No, eravamo dannati. Dannati, non felici. Non contate frottole. Lontani da Dio siamo dannati. Ognuno sia sincero con se stesso. Chi è lontano da Dio sia sincero. Chi è lontano da Dio confessi che sta pregustando la dannazione eterna. Sta prendendo l'aperitivo della dannazione eterna. Sia sincero con se stesso. Lo dica. Dica la verità. E tanto più uno si è allontanato da Dio, tanto più uno si è indurito nel male, tanto più è un dannato, è un disperato. Ebbene, cari amici, da questa terribile dannazione, che poi sono le catene di Satana, e la forza distruttiva del male, e il volto di Lucifero. Ebbene, cari amici, da questa tremenda situazione esistenziale della vita imprigionata nel male, della vita del peccato, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Il peccato è, cari amici, l'anticipo della dannazione eterna. È la situazione esistenziale più terribile. L'uomo in balia dalla potenza delle tenebre che lo distrugge. E produce morte, disperazione, odio, invidia, gelosia, cattiveria, desiderio di uccidere, desiderio invidioso, desiderio di tutte le lussure, tutte le avidità, no? Tutte le tristezze, tutte le malvagità, tutte le malignità, no? E il cuore inquinato, ne parla anche Gesù, no? Di questo inferno che c'è nel cuore dell'uomo. Di questa fossa dei serpenti, di questi grovigli di vipere che sono i cuori umani, ne parla anche Gesù, ne parla Paolo, ne parla tutta la Bibbia, perché la Bibbia toglie le foglie di fico. E gli uomini chiamano vita felice la dannazione anticipata, ma a chi l'ha andata a contare? Dov'è l'onestà? Dov'è la sincerità? Siamo sinceri. Cosa amate chiamare vita felice la dannazione anticipata? Cosa chiamate vita felice la disperazione che avete sulle facce? Zombie che non siete altri. Siete zombie e vite che siete vivi. E
Ebbene, cari amici, sono pochi gli uomini che non ha fatto questa esperienza. Alcuni l'ha fatto appena appena, l'esperienza della dannazione, ma altri che sono precipitati giù l'hanno fatta tutta intera, l'esperienza della dannazione anticipata, l'esperienza di una vita dannata sotto l'impero del male, la dittatura del male, la dittatura del male. Sono, vivono sotto la dittatura del male, sono dannati, disperati, e quei cretini dicono di essere felici. Impiri a schiaffoni. Ingannano se stessi, non amano se stessi, odiano se stessi, torturano se stessi, ammazzano se stessi. Ebbene, cari amici, chi è stato, chi ha fatto questa esperienza sa che solo Gesù il Signore li libera da questa dannazione. In questa vita schiavi del male, schiavi del peccato, schiavi della cattiveria, schiavi delle cattive compagnie, schiavi del demonio, schiavi del mondo, schiavi delle false amicizie, schiavi di tutto, martiri del demonio, li chiama Caterina da Siena, i martiri del demonio. Ebbene, martiri del demonio, voi che eravate martiri del demonio, chi vi ha liberato? Chi vi ha liberato? Chi? Se non il potente, il Signore. Il Signore vi ha liberato dalla dannazione anticipata. Il suo amore vi ha fatto capire che potevate ancora essere amati. Il suo amore e la sua misericordia vi ha fatto capire che potevate essere ancora perdonati. Il suo amore e la sua misericordia vi ha fatto capire che la vostra vita non era finita, che potevate rinascere di nuovo, che potevate ricominciare una vita nuova, di essere perdonati, lavati, purificati, rinati. Chi vi ha dato la speranza di risorgere? O Lazzari, sepolti da 4 giorni e puzzolenti, chi vi ha dato la speranza di risorgere, di incominciare una vita nuova? Chi se non Gesù, il Signore? Il Signore, Dio, Lui che fa nuove tutte le cose, Lui che dà la possibilità alle creature di rinascere di nuovo, di incominciare una vita nuova, Lui che lava tutte le colpe, Lui che rimette radicalmente tutti i peccati della vita precedente, come se fossero mai stati fatti. Eravamo morti, dice Paolo, ma Gesù ci ha fatto vivi. Chi di noi non ha fatto questa esperienza, cari amici? Eravamo morti. Cos'è la morte? La morte è la vita di Satana. La vita di Satana è la morte. La morte. La morte dello spirito. Quella è la vita di Satana, la morte dello spirito. Qualcosa di terribile. Perché la morte dello spirito non è la non esistenza, è la controesistenza, l'esistenza a rovescio. Mentre la vita in Dio è gioia, la morte, cioè la vita di Satana, è tristezza. Mentre la vita di Dio è speranza, la vita di Satana, cioè la morte, è disperazione e così via. La morte spirituale, cioè la vita di Satana in te, è tutto il contrario della vita. La vita è gioia, lì c'è tristezza. La vita è speranza, lì c'è disperazione. E così via. Tu eri in questa situazione e non potevi uscirne più. Ne sei uscito? Ne sei uscito? Ne sei uscito? Sei andato davanti al crocifisso?
sei andato davanti al Santissimo, sei andato davanti al confessionale, hai ricevuto la soluzione, non hai forse pianto di gioia, non hai tolto la pietra che schiacciava il cuore, quella pietra che ti teneva rinchiuso come in un sepolcro. Non hai sentito come eri leggero. Non hai sentito quale gioia è entrata nel tuo cuore. Non ti sembrava di ballare, di danzare, di correre. Tanto eri felice quando il Signore ti ha sottratto dalla disperazione. Il Signore dimostra di essere Dio nella vita concreta degli uomini, perché manifesta nella vita concreta degli uomini il suo dominio sul male, dà agli uomini la possibilità di liberarsi dalle catene tremende della dannazione, della disperazione, dell'impero di Lucifero, l'impero delle tenebre, l'impero della morte. Lui ti libera da tutto questo e tu fai l'esperienza che è il Signore. E poi se tu continui a vivere sotto la sua signoria, come ti senti libero, come ti senti leggero. Dovrai ancora combattere per rintuzzare i nemici che sono in te, la carne, il sangue, il peccato che è ancora in te, perché la mala bestia ha 1000 teste e bisogna tagliarne una a una. Ma nonostante questo combattimento spirituale, nonostante la prova di ogni giorno, nonostante le croci, nonostante le turbolenze, le tentazioni dentro e fuori di te, non è vero che tu, camminando nella signoria di Gesù, fai l'esperienza della redenzione, l'esperienza della gioia, l'esperienza della luce, l'esperienza della pace, l'esperienza dell'eternità. Paradiso anticipato è la vita sotto la signoria di Gesù. Inferno anticipato è la vita sotto la signoria delle tenebre, dell'ateismo, della negazione di Dio, del peccato, del male. Ecco, cari amici, come noi sperimentiamo che Gesù è il Signore. Non lo sperimentiamo che Gesù è il Signore. E quando tu hai sperimentato che Gesù è il Signore, sei libero, sei re. Chi è il re? Il re è colui che è sottomesso a Dio e quindi ha vinto le forze del male e quindi domina se stesso e quindi è padrone di se stesso. Chi è padrone di se stesso? Solo colui che è soggetto a Dio. La soggezione alla signoria di Dio libera dalle forze del male, dalle forze del peccato, dalle soggezioni umane. Colui che è sottomesso a Dio non si sottomette agli uomini. Obbedisce all'autorità, obbedisce alle leggi, accetta sicuramente le norme della convivenza, ma non diventa mai schiavo di nessuno. Quanti schiavi oggi, cari amici? Il mondo è fatto di schiavi, non solo del peccato, non solo di Lucifero, non solo di se stessi, schiavi degli altri uomini. Quanti uomini, signor sì, ci sono? Schiavi dei partiti, schiavi delle organizzazioni, schiavi dei gruppi, schiavi, uomini schiavi di altri uomini. Perché? Perché non sono sottomessi a Dio, e chi non è sottomesso a Dio diventa schiavo degli uomini. Servire Dio e regnare, solo colui che si sottomette a Dio non è schiavetto di nessuno. Colui che si sottomette a Dio non è schiavo di nessuno. Perché? Perché tutte le volte che gli uomini gli chiedono qualcosa,
contro Dio, li manda a quel paese. Il mio capo mi chiede qualcosa contro Dio, lo mando a quel paese. Il mio partito mi chiede qualcosa contro Dio, lo mando a quel paese. La mia azienda mi chiede qualcosa contro Dio, la mando a quel paese. Mio marito mi chiede qualcosa contro Dio, lo mando a quel paese. Mia moglie mi chiede qualcosa contro Dio, la mando a quel paese. La società mi chiede qualcosa contro Dio, la mando a quel paese. Chi è sottomesso a Dio è re dell'universo. E quanto appunto insegna il numero 450 del Catechismo della Chiesa Cattolica, che dice: fin dall'inizio della storia cristiana, l'affermazione della signoria di Gesù sul mondo e sulla storia comporta anche il riconoscimento che l'uomo non deve sottomettere la propria libertà personale in modo assoluto ad alcun potere terreno, neanche allo Stato. Lo Stato mi chiede qualcosa contro Dio, lo mando a quel paese. Perché colui che riconosce la signoria di Dio, dice il Catechismo, non sottomette la propria libertà personale in modo assoluto ad alcun potere terreno, ma soltanto a Dio Padre e al Signore Gesù Cristo. Cesare, cioè ogni potere terreno, non è il Signore. Cesare non è il Signore. È un povero disgraziato come me. Un imbecille come me. La Chiesa crede di trovare nel suo Signore Maestro la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana, dice il Concilio Vaticano II. Oggi terminiamo il capitolo riguardante il Signore in nome di Gesù. Poi passeremo al terzo articolo del Credo. Gesù Cristo fu concepito per opera dello Spirito Santo e nacque dalla Vergine Maria. Terminiamo quindi l'articolo del Credo, che dice: credo in Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio. Abbiamo visto, cari amici, in questa lunga carrellata sul nome di Gesù, il significato del nome di Gesù, appunto, che vuol dire Dio salva, il significato del nome Cristo, che vuol dire unto, l'unto del Signore, ma non l'unto così come può essere un profeta, un sacerdote, ma l'unto nel senso che è la pienezza dello Spirito Santo, e quella pienezza da cui vengono poi tutte le grazie dello Spirito Santo a tutti gli uomini. Quindi il Cristo è l'unto per eccellenza, è colui nella cui santa umanità lo Spirito di Dio strariva per inondare tutto il mondo. In questo senso è il Cristo. E poi è il Figlio unigenito di Dio, è generato dal Padre all'interno stesso della Santissima Trinità, da tutta l'eternità, ed è generato uguale al Padre. Quindi noi, quando diciamo che Gesù Cristo è Figlio di Dio, non vogliamo dire che è un figlio di Dio come lo siamo noi, che siamo figli di adozione, oppure figli di Dio come sono tutti gli uomini per creazione, ma è Figlio di Dio nel senso che è la seconda persona della Santissima Trinità, generata da tutta l'eternità, che si è fatta uomo. Poi abbiamo visto la parola Signore, che è una professione di fede, che è tipica della comunità cristiana di Gerusalemme, contemporanea di Gesù, con la quale essa riconosceva
che Gesù è Dio, perché difatti la parola Signore viene detta di Yahweh, è Yahweh che viene chiamato Signore. E i primi cristiani chiamavano Signore il Padre, chiamavano Signore il Figlio Gesù e chiamavano Signore lo Spirito Santo, indicare appunto la fede della prima comunità cristiana nella divinità sia del Figlio sia dello Spirito Santo. Abbiamo visto, cari amici, come quindi questi tre nomi, Gesù Cristo, Figlio Unigenito di Dio, contengano la professione di fede nella divinità di Gesù. Gesù è l'unico, secondo la fede cristiana, è l'unico del quale si può dire è Dio. Non lo possiamo dire di nessun altro, anche se la filosofia indù, anche se gli indiani, parlo quelli dell'India, spesse volte fanno riferimento a degli avatar, come li chiamano loro, cioè a delle manifestazioni di Dio negli uomini, non si tratta del concetto di incarnazione cristiana, perché secondo gli indiani, secondo la filosofia indù, in ogni uomo c'è la scintilla della divinità, ogni uomo, ogni anima umana è di natura divina, e quindi ogni uomo che cresce in santità, in consapevolezza, può arrivare a dire io sono Dio, ma non nel senso orgoglioso del termine, nel senso che tutti gli uomini sono Dio. E allora non c'è nessun paragone fra il concetto di avatar, di manifestazione di Dio nell'uomo dell'induismo, col concetto di incarnazione. Per noi Gesù non è un avatar, una manifestazione di Dio, è Dio che si è fatto uomo. E abbiamo visto, cari amici, come Gesù stesso in tutta la sua vita abbia in tutta la sua vita pubblica abbia iniziato gli apostoli, la gente, ma anche i notabili del popolo, li abbia in qualche modo evangelizzati riguardo alla sua persona. Ecco, Gesù stesso ha detto di essere Dio. L'ha detto in un modo, diciamo così, che i contemporanei hanno capito molto bene, ma che ha una sua logica, una sua pedagogia interna, una sua prudenza, vorrei dire. Capite bene, se uno va in piazza a dire io sono Dio, lo portano in manicomio, no? Gesù ha detto di essere Dio innanzitutto attribuendosi delle funzioni divine, come quella, attribuendosi un'autorità divina, o delle funzioni divine, o dei poteri divini, come quello di stabilire la legge nuova, in quanto, secondo il concetto ebraico, soltanto Dio può legiferare. Quindi Dio dalla montagna del Sinai diede i 10 comandamenti. Gesù dal monte delle beatitudini ha dato la legge nuova. E la batte in nome proprio. Io vi dico, Mosè vi disse, ma io vi dico, cambia anche la legge di Mosè. Io sono padrone, il figlio dell'uomo è padrone del sabato. Quindi si attribuisce un potere divino di legiferare, di dare la legge divina al popolo, di stabilire la nuova alleanza, la legge della nuova alleanza. Ma Gesù attribuisce a se stesso un potere divino quando in nome proprio rimette i peccati. Quando rimette i peccati non in nome di Dio, ma in nome proprio. Come Gesù manifesta la sua potenza divina quando in nome proprio, non in nome di Dio, ma in nome proprio, fa miracoli, risuscita i morti, interviene nelle vicende della natura, eccetera, no? E poi naturalmente la dimostrazione. Quindi direi Gesù in vari modi ha detto di essere Dio, innanzitutto attribuendosi poteri divini, ma poi anche accettando le professioni di fede di Pietro, per esempio, quando dice tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Oppure facendo lui la sua affermazione davanti a Caifa, no? Dicendo se tu sei il Messia, diccelo. Gesù dice sì, io sono il Messia, ma nel senso di Daniele, del figlio dell'uomo che verrà a giudicare, quindi un potere divino. Ma Gesù in diversi passi del Vangelo, almeno in 4, attribuisce a se stesso il nome di Yahweh. Io sono, prima che Abramo fosse, io sono. Io sono vuol dire il tetagramma, il nome divino, il nome di Eva che Gesù attribuisce a se stesso. Ecco, poi naturalmente, soprattutto col nome figlio dell'uomo, che Gesù attribuisce a se stesso
la sua natura divina, perché come sapete in Daniele capitolo 12 c'è un misterioso personaggio che siede alla vesta di Dio, che verrà a giudicare il figlio dell'uomo, un personaggio divino. Gesù si attribuisce i poteri del figlio dell'uomo di cui parla Daniele, verrà a giudicare, il potere del giudizio, soprattutto del giudizio escatologico, il potere del il dominio sul mondo. Ed è col nome del figlio dell'uomo che Gesù dice, fa riferimento alla sua divinità, e infine anche usando il nome di figlio di Dio, perché non c'è dubbio che Gesù fa riferimento a un rapporto col Padre che è tutto suo e che non è nostro, lo chiama Padre mio distinto da Padre vostro. Ecco, tutte queste professioni di fede della comunità primitiva hanno la loro radice nel fatto che Gesù stesso ha spiegato agli apostoli, alla prima comunità, di essere Dio. Quindi le professioni di fede non sono le professioni di fede nella divinità di Gesù, non sono un'invenzione della comunità primitiva, ma sono la fede della comunità, della prima comunità cristiana, alla parola di Gesù. È vero che la parola di Gesù poi ha ricevuto conferma dalla sua resurrezione, ed è vero che poi queste professioni di fede sono illuminate dalla resurrezione di Cristo, ma non c'è dubbio che Gesù, prima della Pasqua, durante la sua vita pubblica, ha detto di essere Dio e gli apostoli gli hanno creduto, anche se la loro fede è stata confermata da quella epifania, da quella manifestazione della divinità di Cristo che è stata la sua resurrezione. Bene, cari amici, adesso noi ci avviamo alla conclusione con l'ultimo numero del Catechismo della Chiesa Cattolica, dove appunto si dice che il nome di Signore è anch'esso al centro della preghiera cristiana, come al centro della preghiera cristiana abbiamo visto che c'è il nome di Gesù, no? Infatti abbiamo ricordato nel numero 435 del Catechismo della Chiesa Cattolica che tutte le orazioni liturgiche terminano con l'invocazione di Gesù per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio. Ebbene, a questo riguardo vorrei dire che è bellissimo notare come le preghiere liturgiche contengono tutti i nomi che noi abbiamo analizzato in sintesi. Cioè, quando voi battete la messa sentite, no, che la preghiera del prete termina con l'affermazione, cioè nella messa le preghiere sono tutte rivolte al Padre, no, per mezzo di Gesù, e terminano con questa espressione: per il nostro Signore Gesù Cristo, no, che è Dio, eccetera, o figlio di Dio che è Dio. Quindi c'è la parola Signore, Gesù, Cristo e Dio, figlio di Dio. No? E quindi sono tutte racchiuse, questa espressione è molto bella perché racchiude tutta la nostra fede nel nome di Gesù. Comunque, qui abbiamo sintetizzati i quattro nomi di Gesù, Cristo, figlio di Dio e Signore. Va però ricordato, come ricorda il numero 451 della fede del Catechismo della Chiesa Cattolica, che la parola Signore è tra le più ricorrenti nella preghiera cristiana. Soprattutto, direi, il Nuovo Testamento è intessuto di questa espressione, Signore. No, ma poi anche nella nostra vita quotidiana, direi, quante volte diciamo Signore Gesù, Signore, Signore aiutami, Signore, Signore, quante volte diciamo la parola Signore? La stessa parola Signore, insieme alla parola Gesù, Gesù e Signore sono le due espressioni che più ricorrono nella preghiera cristiana. Vediamo allora il numero 451 del Catechismo della Chiesa Cattolica che sottolinea questa presenza di questo titolo Signore nella nostra preghiera. Dice: la preghiera cristiana è contrassegnata dal titolo Signore, sia che si tratti dell'invito alla preghiera il Signore sia con voi, sia della conclusione della preghiera per il nostro Signore Gesù Cristo, o anche del grido pieno di fiducia e di speranza, Maranatà, che vuol dire il Signore viene, oppure Maranta, che vuol dire vieni, vieni Signore. E difatti non dimentichiamo che il Nuovo Testamento termina con questa bellissima espressione, Apocalisse al capitolo 22, al versetto 20, Amen, vieni Signore Gesù. Quindi, cari amici, oltre al nome di Gesù,
anche il nome di Signore deve entrare nella nostra invocazione, è una professione di fede non solo della divinità di Cristo, ma anche nella sua potenza, nel suo intervento per fortificarci, per difenderci dal male, per salvarci. Ecco, cari amici, a questo punto vorrei concludere con la sintesi che c'è al termine di ogni capitolo, dal numero 452 al numero 455, dove viene riassunto quanto abbiamo spiegato finora. Anche noi allora vi leggiamo brevemente questi numeri riassuntivi per incominciare da domani il nuovo capitolo riguardante appunto il terzo articolo del Credo, che parla della incarnazione. Allora vediamo il numero 452, 453, 454, 455, sono la sintesi di quanto abbiamo spiegato finora. Il nome Gesù significa Dio che salva. Il bambino nato dalla Vergine Maria è chiamato Gesù perché salverà il suo popolo dai suoi peccati. Non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Poi il numero 453. Il nome Cristo significa unto, Messia. Gesù è il Cristo perché Dio lo consacrò in Spirito Santo e potenza. Egli era colui che doveva venire, l'oggetto della speranza di Israele. Il numero 454. Il nome Figlio di Dio indica la relazione unica ed eterna di Gesù Cristo con Dio suo Padre. Egli è il Figlio unigenito del Padre e Dio è Egli stesso. Per essere cristiani si deve credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Il numero 455. Il nome Signore indica la sovranità divina. Confessare o invocare Gesù come Signore è credere alla sua divinità. Nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Abbiamo terminato questo capitolo estremamente caro al nostro cuore, perché ci ha aiutato a mettere a fuoco la profondità contenuta in quelle dolcissime parole di Gesù Cristo, Figlio, suo unico Figlio, nostro Signore, queste dolcissime parole che alimentano non solo la nostra preghiera, ma soprattutto richiamano questa dolcissima presenza di Gesù nei nostri cuori. Qui Radio Maria, abbiamo trasmesso Catechismo della Chiesa Cattolica, a cura di Padre Livio.